Delinquenza più agguerrita degli anni precedenti, che renderà la vita dei viaggiatori e quella dei dipendenti ancora più dura. C'avevi 60.000 lire in tasca? Mi mettete la mano, non le trovavo più in tasca. Comunque fa paura andare nei pullman. Fanno finta che spingono e poi mettono le mani in tasca. È scomparso il borsellino con i soldi dalla borsa, sì. Una volta a Sant'Anti mi hanno buttato un'ascia nel vetro posteriore dell'autobus e il bigliettaio si era cavata per poco, altrimenti l'avrebbe preso in testa quell'ascia. Queste cose di essere minacciato con la siringa, succedeva spesso quando si saliva un controllore sulla macchina, trovava un giovane senza biglietto e quando glielo faceva notare, per non pagare la multa minacciava con la siringa. E quindi si faceva larga e se ne scappava. Dalla metà degli anni 90, coi nuovi consigli di amministrazione, fino al 2006 presieduti da Claudio Cicatiello e oggi da Ferdinando Scotto, e con la continuità del vicepresidente Alfredo Mazzei e il direttore generale Marcello Turrini, comincia una nuova fase per quella che oggi si chiama Compagnia Trasporti Pubblici. Era un'azienda che aveva un deficit strutturale molto elevato quando siamo arrivati. È un'azienda però che ha recuperato in buona parte questi deficit, che oggi dal punto di vista dei costi è sostanzialmente in linea, anche se ancora vista l'età molto elevata del personale e quindi i costi anche dei salari, che costituiscono oltre il 70%, diciamo più elevati rispetto ad aziende che hanno una composizione media più giovane, e dobbiamo dire che questo miglioramento deve essere attribuito anche ai dipendenti del CTP. Basti pensare che nel 1996 c'erano 3.000 dipendenti, oggi siamo 1.700 dipendenti circa, e non abbiamo avuto praticamente assunzioni. La nostra età media è chiaramente molto elevata, ma questo vuol dire che il personale ha saputo riconvertirsi, si è saputo impegnare. Un grosso merito va in questo anche alle organizzazioni sindacali, hanno comunque fornito un grosso contributo allo sviluppo e al cambiamento di questa azienda. Alcuni dati, rilevati alla fine del 2005, alla vigilia del 125° anniversario dell'azienda, indicano 71 comuni serviti tra le province di Napoli e Caserta, per una rete di 2.300 km di percorso, 35 milioni di passeggeri trasportati in un anno, da un'azienda con 1.850 dipendenti e una flotta di 469 mezzi per il movimento su strada. Tre depositi, Giugliano, Arzano, Teverola, e due autorimesse dislocate a Pozzuoli e a Capodichino. Nella sede di Arzano, una vasta superficie di proprietà dell'azienda alle porte di Napoli, oltre alla rimessa e alla manutenzione dei mezzi, alle consuete operazioni di pulizia e lavaggio, qui hanno sede gli 80 autobus a metano, che insieme ai mezzi elettrici e i mezzi a trazione ibrida appartenenti alle altre sedi dimostrano l'impegno concreto verso una riduzione, in alcuni casi totale, dell'inquinamento. L'impegno su strada per la cosiddetta mobilità sostenibile, la nuova concezione dei trasporti e dei servizi attenta alle politiche di rispetto ambientale, alle responsabilità sociali e ai rapporti col territorio. L'autobus a metano è uno dei gioielli dell'azienda. In questa sede riceve l'ordinaria manutenzione, viene rifornito del carburante con tecnologie e conteggi elettronici, e riparte per la sua corsa. Nella sede di Teverola è stato progettato e realizzato l'impianto fotovoltaico per la produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. CTP produce elettricità con l'energia del sole. Pannelli solari, che per evitare l'impatto ambientale sono stati posizionati sulle coperture dei depositi,
producono per ora parte dell'energia che utilizza l'azienda per muovere i mezzi a trazione ibrida, e cioè per metà elettrici e per metà a metano. Inoltre partono da qui anche i moderni filobus di tipo bimodale, anche questi ad inquinamento zero, discendenti degli amati filobus che da 40 anni coprono la tratta tra Napoli e Aversa. Oggi CTP si avvale dei più moderni sistemi di comunicazione. Attrezzature per viaggiatori diversamente abili, schermi informativi a bordo, telecamere per la videosorveglianza, collegamenti telefonici costanti del conducente con il COE, il centro operativo esercizio. In questa postazione, sempre attiva fin quando i mezzi CTP sono in strada, arrivano comunicazioni costanti su qualsiasi tipo di problema incontrato, meccanico, stradale o di ordine pubblico. E da qui naturalmente partono le soluzioni ai problemi o vengono effettuate le adeguate sollecitazioni. Inoltre CTP si è fatta promotrice di iniziative culturali. Con lo scopo di riportare in vita e di riutilizzare gli autobus storici, si sponsorizzano eventi culturali legati al territorio. Oppure promotrice di iniziative sociali, come l'operazione Contact, laddove si è voluto investire su una tratta frequentata soprattutto da extracomunitari che solitamente venivano trovati sprovvisti di biglietto. Con la collaborazione della Caritas sono stati formati mediatori culturali che si sono adoperati, appunto, per il dialogo tra le due culture, per mediare tra le esigenze dell'una e le regole dell'altra. Un contributo alla formazione del nuovo cittadino, perché è più utile informare e prevenire piuttosto che punire o multare gente ancora senza alcun documento. Oggi la compagnia non si accontenta di migliorarsi e adeguarsi ai più moderni sistemi, ma investe, fonda o partecipa con altre società di servizi che fanno riferimento al gruppo CTP. L'azienda madre ha partorito, diciamo, anche con partnership privati, caso, diciamo, non molto frequente nel settore delle aziende pubbliche, in particolar modo campane, alcune società partecipate in diversi settori. C'è Namet, di cui sono presidente del consiglio di amministrazione, che si occupa di mobilità sostenibile, gestisce una flotta di autobus a metano, assoluta novità nella nostra regione, di circa 50 autobus. Abbiamo una partecipazione in City Siting, cito solo quelle più significative, poi ce ne sono altre, che si occupa del trasporto turistico nella nostra città, anche qua caso, diciamo, assolutamente innovativo per la città di Napoli. Abbiamo una società che si chiama SIS, che si occupa di formazione del personale non solo rivolta alla nostra azienda, ma anche alle altre aziende pubbliche del trasporto pubblico locale nella nostra regione. Abbiamo avuto partecipazione anche fuori dalla regione Campania, in particolar modo a Potenza con la STI, e abbiamo un'ulteriore partecipazione in un'altra società campana, la Vesuviana Mobilità, che si occupa del trasporto nella zona.